Più di 500 euro raccolti e destinati al progetto sulla ricerca di donatori di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche portato avanti dall'associazione Domos di Potenza. Missione compiuta dunque per la giornata dedicata alla solidarietà e insieme al benessere della propria persona, voluta a Padula da Maria Lucia Mugno, la pluripremiata maestra d'arte in capelli, che insieme al suo staff ha organizzato nel proprio conosciutissimo salone l'evento Open Day. Un'idea accolta dalla comunità padolese con favore e partecipazione. Tra le prime ad apprezzare l'iniziativa anche il vice sindaco di Padula Michela Cimino, che ha portato i saluti dell'amministrazione comunale. Sono rimasta piacevolmente sorpresa, ha detto la Cimino, per l'abbinamento tra un salone di bellezza e un argomento così importante come la donazione del midollo osseo, con fini di sensibilizzazione e solidarietà. Un'iniziativa che considero lodevole sotto tutti i punti di vista. È iniziato poco a poco alla volta, mi ha fatto veramente piacere ospitare la dottoressa Viola, ne ho parlato, è stato tutto un passaparola e ci hanno invaso, hanno chiesto e abbiamo trovato anche dei donatori in questa giornata molto particolare dove abbiamo fatto una bella raccolta vendendo i torroncini per le nostre clienti, li abbiamo super coccolate, li abbiamo super viziati in questa giornata per far sì che acquistassero per sensibilizzare per la donazione per la ricerca del midollo osseo. Si può donare a partire dai 18 anni fino ai 35 anni. Per diventare donatori basta fare un prelievo di sangue. Questo sangue, si dice in gergo tecnico, viene tipizzato, cioè i dati genetici del donatore vengono iscritti in una banca dati. Dopodiché si potrebbe non essere mai contattati, ma se si è compatibili con un paziente in attesa di trapianto si viene richiamati e si può donare il midollo osseo. La compatibilità è un evento rarissimo. Una persona su 100.000 è compatibile. Le persone, ecco, sono state molto felici di contribuire a loro modo alla ricerca e quindi l'unica cosa che possiamo fare noi in quanto staff è ringraziare tutti e l'associazione Domus per averci, insomma, coinvolto in questa cosa che è assolutamente fondamentale e importante per la salute delle persone.